l'eternità. In un abbraccio di eternità. Alcuni anni fa, per migliorare la condizione, il livello e tutto lo sviluppo di quella parte così importante che è la lode, dentro il culto a Dio, i musicisti, le canzoni e tutto ciò che ha a che fare con la lode e la preghiera. Quindi mi sono proposto seriamente e solennemente di migliorare il livello in se stesso, il livello della lode. Avevamo i nostri gruppi in tutte le località e in tutte le città, i nostri gruppi, e adesso utilizzerò un termine che ha coniato e immortalato. Può essere che non sia lui l'autore, ma lo utilizza così graziosamente che lo ha immortalato, ed è il fratello Nemesio Davila, che quando qualcuno
prende in mano uno strumento e ne fa uscire della musica, lui dice charanguear, che sarebbe una sorta di metodologia musicale. Charanguear un pianoforte, una chitarra, charanguear una batteria, charanguear un basso. Così tu puoi imparare a suonare il basso in 5 minuti. Basta fare. E intanto che tieni quella metrica e quel ritmo, puoi accompagnare 1.000 e 10.000 canzoni. E lo stesso succede con la batteria, lo stesso succede con qualche accordo del pianoforte, lo stesso succede con il famoso Re La Mi Do. Re La Mi Do non significa che si passa la lingua, è Re La Mi Do, e con quelle quattro note tu fai i giri così. E lo dico perché io stesso sono un maestro della charanga, quindi io faccio canzoni con uno qualunque di questi strumenti così, alla meno peggio, come un charangueador. Ma quando la Bibbia che leggiamo, o la Bibbia che leggo io almeno, dice che se vogliamo offrire un sacrificio nei giorni del sacerdozio levitico e vogliamo portare un animale all'altare, deve essere un animale che non sia charrangiato, ma un animale senza difetto, il meglio del gregge. Certo, qualcuno dirà: ah, ma fratello, la cosa importante è lo spirito con il quale lo si fa. Certo, ovviamente non stiamo dicendo il contrario, ma è nel migliore spirito possibile e nella miglior maniera possibile, perché è per Dio. O a chi stai cantando tu? O a chi stai intonando i tuoi salmi e i tuoi inni? Se lodi, è per il Signore, è Dio, per la sua maestà, per la sua gloria. Lo fa in suo onore, per la sua adorazione, per la sua lode, è l'incenso che sale. Quindi, per questo prendiamo una determinata posizione fisicamente rispettosa quando preghiamo, perché potremmo pregare in qualunque posizione, certo, perché la cosa importante è la connessione da spirito a spirito e da cuore a cuore. Ma ciò nonostante, noi chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo, o ci mettiamo in ginocchio, o ci prostriamo, o uniamo le nostre mani, abbiamo un raccoglimento, una espressione fisica, visibile, di una verità interiore nostra. La esteriorizziamo. E così fai con il linguaggio e col vestito che indossi. Lo fai con decoro, fare tutto con decoro e con ordine. In quel momento, quando ho voluto migliorare il livello, ho cominciato a chiamare alla preparazione, allo studio. Ed ero come una voce che grida nel deserto, che altro. Quello che era diventato istituzionale era la charanga. E i charanghieri, si noti che non sto dicendo carranga, la carranga è una musica folclorica colombiana tipica ed è molto bella. Non sto beffeggiando quella musica, ma charanghiare è come fare, come suonare la batteria, come quella scimmietta che usciva nella pubblicità delle batterie. Quindi non mi riferisco a questo. Vi ho già insegnato come si suona il basso, vi ho fatto il corso di introduzione al basso. E già, ma no, ovviamente no. Bisogna dare la dignità allo strumento, all'assemblea e al re di gloria. Dunque, abbiamo fatto un taglio totale e abbiamo detto sospendiamo. La stessa cosa che abbiamo fatto nel 1990 con la Chiesa. Se c'è una Chiesa che non vuole andare avanti alla perfezione, allora non proseguiamo. E quindi è finita. E ci siamo fermati per tempo, tempi e la metà di un tempo.
42 mesi, dal 24 di settembre del 90 al 24 marzo del 1994, 1260 giorni, senza riunioni, senza assemblee, senza lode, senza preghiera, senza insegnamento, senza ministrare, senza consigliare, senza lodare, senza adorare in congregazioni. Poi ognuno poteva avere la fede che aveva, lo stesso che oggi ognuno crede e pensa come vuole. Ma stiamo cercando di portare tutti e ciascuno all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, finché arriviamo ad essere un uomo perfetto e che raggiungiamo la misura che il Signore ha indicato, che è la pienezza di Cristo, che è una Chiesa santa, senza macchia, senza ruga. E questo è al di sopra di qualunque altro enfasi che si voglia fare sull'Evangelo. Non si tratta di riempire la testa di nozioni o le tasche di ricchezza, no, no. Come aggiunta può arrivare qualunque benedizione o tutte le benedizioni, ma come aggiunta, ma cercando sempre prima il regno di Dio e la sua giustizia. E il regno di Dio è ovviamente con il suo re, col re di gloria, il Signor Gesù. Non possiamo volere il regno senza Gesù, e Gesù è con la sua parola. E lui dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti, e quindi è con quello che lui dice, con quello che lui insegna, eccetera. Lui è il modello, lui è il cammino. Bene, proseguendo il filo di questo ragionamento, quindi abbiamo fermato la musica e abbiamo cominciato a dare istruzione ad un livello molto più alto, già con dei maestri o con dei professori di musica, con dei professionisti o che stavano finendo studi professionali con specializzazione in ciascuno degli strumenti. E così abbiamo cominciato nell'anno 2013, circa 10 anni fa. E nel trascorso di questo decennio abbiamo alzato il livello, perché si era arrivati al punto che la lode era semplicemente mettere le registrazioni, i dischi, i CD dei nostri fratelli che hanno fatto produzione musicale. E allora qualcuno stava lì col ditino, premendo play, e metteva la lode numero 1, stop, si faceva una preghiera, poi play. Alla lode numero 2, stop, preghiera, play. Quindi c'era qualcuno che aveva un dito specializzato nel ministero della musica, era uno stereo e un CD e degli amplificatori, e da lì usciva il suono. Ma progressivamente qualcuno si è laureato, un altro si è laureato, tre, 4, 5, 6, ed è iniziata la tempesta di musicisti che davano la dignità allo strumento, professionisti della batteria, della percussione, del pianoforte, del basso, della chitarra, del pianoforte, l'ho già detto, e va bene. Dei fiati, e ogni giorno di più. Adesso qui in Spagna la nostra star dell'evangelismo, Dharma Piracon, ha cominciato il conservatorio come musicista per suonare il pianoforte, e per questo farà la introduzione al pianoforte per 10 semestri nell'Università di Barcellona, nella Scuola di Belle Arti, e quindi da lì uscirà per praticare e sviluppare la sua attività. Sappiamo che, ad esempio, il nostro amico Aníbal Martín ha insegnato a molti a suonare pianoforte, batteria, chitarra, basso, tutto, tutto. Certo, questo è meraviglioso. Per persone come te o come me, che siamo degli charrangiadores, perché possiamo presiedere un CoE e cose del genere.
E certe volte ci sono dei coe con dei musicisti. Io sono stato qualche notte fa accompagnando il coe di un mio amico nella zona cafetera, Andrés Granada. E come ha iniziato il coe? Con una canzone interpretata da lui. Lui è musicista professionale, musicista eccellente. Fortunate le 20 o 30 persone che erano in quel COI, perché hanno quel livello di presidenza. Li presiede qualcuno che è preparato integralmente nella migliore maniera. Quelli che non abbiamo quella scuola musicale, diamo il meglio che abbiamo, ma lasciamo lo spazio a quelli che sono preparati per presiederci, per condurci, per ispirarci, ovviamente. Così, questo è l'ordine dei fattori. Dunque, in tutte le cose, così, in tutte le aree, adesso stiamo in questo periodo e stiamo andando verso il 24 settembre, 3 anni e mezzo nei quali mi avete avuto, mattina, sera, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 2020, 2021, 2022. E adesso stiamo iniziando, stiamo guardando in che modo possono arrivare dei nuovi musicisti. Stiamo preparando, alzando il livello in modo che non siano ciarrangiatori della parola, ma persone che suonino bene, che tocchino il cuore, tocchino la coscienza. Non così alla buona e meglio. Quindi che vi sia preparazione integrale per dare il meglio, per dare la dignità ad un popolo che è chiamato ad essere santo e che di fatto è santo dal punto di vista di Dio, ma manca che noi raggiungiamo quel livello, che evidenziamo quella vita di santità. Molto bene, stiamo in questo processo e nel frattempo, ad esempio, io gioisco molto vedendo che non si definisce, non si incastella Mosè come un egizio, per il semplice fatto che è nato in Egitto. Se tu sei nato in Perù, sei peruviano, se in Ecuador sei ecuatoriano, e se sei nato in Canada, sei canadese, e se sei in Messico, quindi messicano, e se in Egitto, israeliano. No, se Mosè è nato in Egitto, è egizio, ma che bello vedere che il modo come lui vive, come sviluppa il suo ministero e la sua missione, tutto il lavoro che fa trascende la condizione della sua nazionalità. E questo è qualcosa che è in aggiunta. Lui sarà un leader, un capo del popolo di Israele. E quindi a malapena ricordiamo ad Abramo come un gentile, ma non ci attacchiamo così vivacemente fino all'ultimo sangue per dire no, lui era caldeo, era sumero, lui era di Babilonia. Sì, è vero, ma lo preferiamo qui evidenziato come uno che ha trasceso la cultura semitica, come un pastore migrante nel deserto, nelle terre di Canaan, eccetera. E la stessa cosa ci succede, mi succede e mi rallegra molto vedere che Gesù, il Signor Gesù, fa la stessa cosa di Mosè. Non ci rimane nella mente e nel cuore che Gesù, il Signor Gesù di Nazareth, il giudeo, perché? Perché era nato in Nazareth. No, è quello che lui ha fatto e quello che lui fa, nello stesso modo che è successo con Mosè, trascende e spezza le frontiere dei nostri schemi che potrebbero incastellarlo storicamente. E diventa quindi il gigante, il salvatore del mondo, il re del cielo.
non è più Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è una visione municipale, è una visione provinciale. Lui è il re del cielo, dinanzi al quale si piegherà ogni ginocchia di quelle che ci sono in cielo e quelle che stanno sulla terra, tutte, tutte, incluse quelle di Abramo e quelle di Mosè. Tutti devono piegare le ginocchia. Tu che mi stai ascoltando, e io ovviamente, io le piego sempre per quella causa. Non si tratta di dire io sono cristiano, io sono nuova chiesa e già con questo sono a posto, sono al coperto. I miei genitori erano credenti o erano ministri o erano missionari. No, no, no. No, no, ognuno porterà il proprio fardello. Individualmente compariremo dinanzi al Tribunale di Cristo. Dunque, questa è la riflessione che faccio in mezzo a tutto questo, è che è la trascendenza di Mosè, di Gesù, della tua vita, quello che determina tutto, e della mia anche, ovviamente. Esiste qui in Spagna un universo di poeti, drammaturghi e letterati, di scrittori. Questo è un universo di cultura, per parlare solo di Spagna, ma è così in ogni paese. C'è un universo. Ce ne rendiamo conto quando incontriamo questo, della povertà che abbiamo nel terzo mondo, nel quale le arti e le lettere sono così scarse, perché noi stessi, quelli che formiamo i popoli del terzo mondo, ci arranghiamo la cultura anche. E allora, ovviamente, se io ci arrangheo la chitarra o il pianoforte, ci arrangheo il basso o la batteria anche con qualche colpo di base o qualche accordo del pianoforte, e con due o tre accordi posso accompagnare mille temi. Vi dicevo che c'è un universo di uomini di lettere. E voglio nominare uno in particolare. Ed è di relativamente poco tempo fa, del secolo scorso. Ed è Juan Antonio Hachemburg, che è un drammaturgo spagnolo, poeta, filologo, ed un'altra quantità di cose, è un cultore della parola. E lui ha scritto questi paragrafi che ho registrato nella mia mente e nel mio cuore. E dice: ad un cieco diceva un nobile, tutti i miei avi erano degli eroi. E il cieco rispose: ti credo, io senza la vista sono nato, ma i miei padri vedevano. Stanno parlando un cieco ed un nobile è una persona che ha un lignaggio, che ha una storia, che la sua famiglia ha lo scudo di armi, e quindi lui si vanta del fatto che tutte le persone che sono esistite nella sua famiglia prima di lui sono stati degli eroi della patria, ad esempio. E quindi il cieco gli risponde: sì, io ti credo, ma a cosa ti serve che le persone prima di te abbiano avuto medaglie e gloria se tu non ce l'hai? E lo azzittisce con questa riflessione: io senza vista sono nato, ma i miei padri vedevano.
ovvero con gli occhi dei miei genitori, io non ci faccio niente perché non posso vedere. Io con quelli, io ho bisogno di vedere ora. Quindi qualcuno dice: io sono amico del fratello Alfredo, e quindi già tocca il cielo con una mano. Sì, siamo amici e ti do la mia amicizia, ma a parte un abbraccio, qualcosa, una benedizione che possa venire nella tua vita, realmente tu devi avere la tua connessione personale con Cristo. Per il resto, hai la stessa cecità del cieco o nell'ignoranza del nobile che non ha fatto niente nella vita, ma rimane nobile solo ricordando storie del passato, dei suoi avi. Quindi non possiamo riunirci durante la settimana e parlare di Abramo, e parlare di Mosè, e parlare di Davide, parlare di Gesù, o parlare di Paolo, di Pietro, di Giovanni, o parlare di Enoch, o di Noè, o parlare di qualunque cosa. Sono stati i nostri avi, eroi della fede, ma non serve a niente parlare dei nostri genitori che avevano la vista 20-20 se noi siamo ciechi. Dunque, la poesia ad un cieco, diceva un nobile, finisce con questo insegnamento: non si inorgoglisca della sua illustre razza chi, dovendo essere un melone, è una ramazza. Io credo che più chiaro non possa essere. Non si inorgoglisca della sua illustre razza chi, dovendo essere melone, è una ramazza. Cioè, mostrami la tua fede, se sei veramente un melone o sei qualcosa altro e non stai credendo veramente. Questa è una base che ci mostra, ci insegna e ci illustra su come stiamo leggendo la nostra vita, del nostro intorno. Molti anni fa, la prima persona che io ricordi che è diventata cittadina francese fu la sorella Elisabeth Coularrou. Questa sorella era franco-svizzera, aveva la nazionalità franco-svizzera, e la sorella Nora l'ha battezzata in una occasione indimenticabile per noi, per Gabriel Berrio e per me. Siamo andati in una macchina della famiglia Berrio che è rimasta senza freni, ed eccetera, eccetera. Beh, è stata una giornata stupenda. Ma vabbè, questi sono aneddoti della vita, ma quella sorella ha tradotto al francese alcuni miei insegnamenti, e siccome era anche missionaria, letteralmente missionaria, no? Che si occupava della missione ogni tanto e per il resto viveva la sua vita, ma la sua vita era a tempo pieno per il Signore. Lei ha sviluppato, dopo che è partita dalla Colombia, opera missionaria in molte comunità native africane. Ebbene, le prime traduzioni che sono state fatte di messaggi ed insegnamenti di questo servitore nelle lingue e i dialetti africani le ha fatte la sorella Elisabeth Coularrou nell'anno 87. 87, immaginate. È moltissimo tempo, più di 36 anni. Va bene, è una vita. Adesso qualunque parola, anche questo messaggio, viene tradotto al portoghese, al tedesco, all'inglese, all'italiano. Tutte le settimane vengono tradotti. E
prossimamente también al anche al italiano, francese. etcétera. Pero, Ma ¿cuál qual è es il el punto? Lo importante L'importante è es por qué se perché traduce si y traduce, que le llega a perché alguien così más arriva ad altre que persone no che entiende non capiscono, ad esempio, esta expresión que estamos questa traduciendo. comunicazione che stiamo avendo proprio in questo momento. Y E hay c'è una una mayor maggiore probabilità che il messaggio trascenda. del mensaje. Lo importante L'importante del messaggio è l'effetto del non es messaggio, el non il mensaje. messaggio in se stesso. Yo puedo Io tener posso un avere vaso il miglior seme del mondo en una in una taza tazzina y digo, este e es el mejor dico, semilla. questo è il miglior seme. Es como el maná È come la manna en el arca nascosta de Noè. nell'arca ¿Para dell'alleanza. qué nos Ma a sirve? cosa ci serve la manna nascosta? Está Se è escondida. nascosta nell'arca dell'alleanza, ci serve Para lo per mismo que la nos stessa sirve cosa siempre. che ci serve il Signore Gesù nei luoghi celesti se tu non hai una relazione con Si Lui. tú no tienes una Se tu relación non con hai Él, una relazione con Lui, si no non serve a tienes niente nada che Lui sia seduto sul trono della maestà. lo mismo que estás Sarebbe lo sentado stesso se fosse seduto sul trono della maestà o su uno y no sgabello estás nella sentado sala d'attesa di de una atención attenzione con al un cliente pubblico di en una unidad de pronto crédito soccorso de o servicio dell'agenzia delle entrate. entonces Se tu non credi in Lui, non hai si tú no crees en Él o no tienes una una relación con relazione Él personale con Lui, che cosa importa dove sia? pero si tú Ma tienes se tu hai una relazione con Lui, una relación de una corazón a relazione corazón cuore a cuore, podía estar en el poteva infierno stare anche nell'inferno dove è stato, cuando quando è murió morto. que descendió al Lui è Hades sceso negli inferi, y no se va a quedar ma ahí. non è rimasto lì. Va a estar donde quiera. Insomma, può stare ovunque, En el mar de sia Galilea, nel mare di donde sea. Galilea, nel mare di Tiberiade, ovunque, O o donde nel suo regno. lo Ma importante l'importante è è que ya estás con che Él. tu sia con esso, quella è la chiave di tutto ciò che stiamo dicendo. Entonces, como te Dunque, decía, volevo dirti, se traduce si esto. traduce il messaggio, ¿Qué tiene ma de che cosa ha di importanza il la messaggio? La trascendenza? trascendenza che possa Non avere. alcanza Non è il un numero di fatto che persone. arrivi ad un determinato numero di persone, ma ad un numero di cuori. Non importa, tú Non puedes importa, hablar tu puoi a parlare a cuántas migliaia di personas. persone e non toccare neanche un Tú cuore, puedes o hablar puoi parlare a pochi e y tocar toccare i loro cuori. allí es È donde lì che si misura comienza la la trascendenza, trascendenza. l'effetto. Yo quiero Io voglio evidenciar evidenziare con la mia vita que el che il Señor Signore es è real. reale per me. Si no E lo ves se alguien más qualcuno non lo vede en mi vida, nella mia vita, es que sí. perché è cieco. Entonces ya sé por qué In quel caso lo già puedo so entender, si per lo puedo cosa devo pregare, comprender. di cosa me devo occupare, perché se non lo può vedere, Es mi manera è la de mia presentar maniera di presentare un un re, regno, siendo essendo embajador, ambasciatore di quel regno, mostrando mostrando las le credenziali credenziali, di quel regno, los i frutos frutti di quel regno, i prodotti di quel regno, la la justicia, giustizia di la quel regno, palabra, la parola, todo lo que tutto ciò tiene che es de riguarda quel regno. Él. Y es lo que te È questo corresponde. che mi corrisponde. Ahora, Dunque, me acuerdo, ricordo saludos al il mio Fer, amico Santiago Chiappe, ya dentro de che una dentro la generación, nuova chiesa è tal vez el stato primero forse il primo en a hacer fare la traducción traduzione de algún di paio un paio di libri miei all'italiano. Ma lui, insieme alla sua squadra, patrulla, la su sua squadrone pattuglia e tutta la patrullero meravigliosa famiglia che c'è allí en lì Italia. in Italia. Puede estar Ma può traducido en essere tantas tradotto lenguas, in tutte le si tocca lingue, ma se corazones, non lo tocca i transforma. cuori non succede niente. Ahora Adesso tenemos abbiamo un un material que se lo materiale vamos e ora a pedir a chiediamo a Fede che ce lo VOR di muestre mostrarcelo a a partir partire da de ya. Me gustaría adesso. mostrarle Voglio mostrarvi este questo documento documento que es che è uno che salió uscito hace molti bastantes anni años, fa. salió por È allá uscito verso la fine del del siglo secolo passato, scorso o inizi di questo al secolo, menos più o meno 2000. nell'anno 2000. Y es la primicia Questa è para una todos primizia esos per tutti, conocidos è il libros famoso que Quattro Regni che è stato ya tradotto in molte lingue e che adesso traducido è al stato tradotto in alguno de arabo. ustedes. Guardatelo voi.
Lì lo potete vedere, stanno scorrendo le pagine. Che cosa è il bello della traduzione? Che venga letta e venga creduta. Se questo arriva a toccare dei cuori arabi, allora è meraviglioso. Altrimenti stiamo perdendo tempo, carta, inchiostro. Beh, se non è carta inchiostro perché non verrà stampato, ma allora sarà digitale, perché lo invieremo virtualmente in PDF. Ma se non produce effetto, allora non serve a nulla. La scrittura dice che se il serpente morde prima di essere incantato, non c'è niente da fare per l'incantatore. Abbiamo un aneddoto con la sorella Paloma. Un giorno, vi prometto che lei ve lo racconterà, perché io rovino la storia, ma lei, a chiunque viene a casa nostra, racconta questo aneddoto, che è qualcosa che ci è successo con degli incantatori di serpenti. Realmente, da qualche parte, quelli che suonano il flauto e hanno un cobra nero lì. Per ora non vi racconto altro, ma un giorno, forse nel prossimo congresso che faremo, la sorella lo racconterà. Io conosco già il racconto e tutte le volte rido. Certo, lei lo condisce, gli dà le sue sfumature personali per renderlo più divertente. Ma va bene, promesso. Ok, ma tornando al testo. Se il serpente morde prima di essere incantato, non c'è niente da fare l'incantatore. Dunque, se abbiamo dei musicisti che toccano virtuosamente il pianoforte o la chitarra, ma non toccano i cuori di coloro che stanno lì per lodare il Signore e non toccano il cuore di Dio, a quel punto meglio ci arranghiamo. Ma se possiamo dare il meglio e riusciamo a toccare il cuore del nostro Dio e Re e tocchiamo il cuore dei nostri fratelli e amici, allora lo stiamo facendo come si deve. In termini sportivi la stiamo mandando fuori dallo stadio. È così che si colpisce. Bene, la trascendenza di ciò che facciamo. Non possiamo rimanere in Mosè l'Egizio o in Gesù di Nazareth, o nelle traduzioni ai dialetti africani o all'Isabelle Coulard o all'italiano di Santiago Chiappe o all'arabo di questa nuova pubblicazione dei quattro regni. No, è quello che succede. Se guadagniamo anime, allora meraviglioso, altrimenti non serve a nulla. Qualche volta ti sarà capitato di comprare un biglietto per una lotteria. In qualche occasione, qualunque lotteria sia, non stiamo facendo pubblicità ai giochi d'azzardo, sto dicendo che devi capire l'esempio. Hai comprato il biglietto, ce l'hai in mano, diciamo che è questo foglio, e dici: eccolo qua il mio biglietto. Il mio biglietto è il numero ta ta ta. Ebbene, è arrivata l'estrazione. È uscito. Guardi il tuo numero e non corrisponde. Quindi che fai? Cosa fai con quel biglietto? Ti serve? Ti serve a qualcosa? È già finita l'estrazione e non hai vinto niente, non hai guadagnato neanche in esperienza. Questo allora non serve più a niente. È già passato. È già passato. Sono semplici parabole. Se non hai vinto col biglietto della lotteria che sia, non è trasceso. E se non è trasceso, non servi. Se pubblichiamo i quattro regni tradotto al russo, non è ancora stato tradotto al russo, ad esempio, ma se lo traduciamo al russo e lo distribuiamo a tappeto in Russia, e non c'è neanche un russo che accetti,
di fare la preghiera di fede e di avvicinarsi a Gesù Cristo, nemmeno uno, neanche uno solo, neanche un solo russo, anche fosse della Chiesa ortodossa russa o un ateo o qualunque cosa, se non c'è nemmeno uno, non è trasceso, è come avere il biglietto e non vincere la lotteria, non serve a nulla. È la trascendenza. Se Gesù cammina sulle acque e si alza in cielo, calma i mari e i venti e le tempeste e sana i lebbrosi, dà la vista ai ciechi e moltiplica i pani e dà la sua vita per tutti, ma se non risuscita, è come avere un biglietto della lotteria che non ha vinto. Non serve, non ci serve a nulla, a nulla. Perché sì, è una persona meravigliosa, molto bella, straordinariamente meravigliosa, è bellissima, ma cosa facciamo seguendo un morto? No, no, no. Il nostro re vive. Questo è. È per questo che l'Apostolo Paolo dice: se lui non è risorto, noi siamo i più degni di commiserazione, consacrati, dedicati tutto il tempo. Immagina una persona come me tutti i giorni parlando di un morto. Non avrebbe senso, non avrebbe senso, perché mi consta la sua vita, consacro la mia e rendo evidente progressivamente la sua presenza nella mia vita. A te, questo è il messaggio semplice, tradotto, è il Vangelo che ricevi ogni giorno da parte mia. Dunque, che cosa vuol dire allora trascendenza? Il frutto, ciò che si ottiene, ciò che si raggiunge e trabocca, cioè che quando stiamo servendo, perché noi siamo venuti, noi, sì, io e te, tutti siamo venuti a servire, non ad essere serviti. Allora, quando staremo servendo, la nostra coppa traboccherà. È questo che dice il Salmo. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. La mia coppa è traboccante. Quando trabocca e si versa, è più di quello che io sto bevendo, si versa per altri. Come disse la donna sirofenicia, le briciole cadono dal tavolo ai cagnolini che sono sotto. Versiamo per altri, irradiamo per altri, non soltanto per noi stessi. Dunque, io posso dire: il Signore è morto sulla croce per la mia salvezza. Questa è una verità, ma una mezza verità. Il Signore è morto sulla croce e io lo accetto e lo credo per la tua salvezza. Certo, prima devo vedere io, perché un cieco non può guidare un altro cieco, ma già quando vedo ti posso presentare le virtù di colui che mi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce ammirevole. Ma per il resto, cosa ti posso presentare? La Bibbia? Pura teologia? Solo lettera? Non posso presentarti il verbo fatto carne. Ma se cammino la parola, se ho qualcosa da scuotere dalle mie scarpe, se ho camminato la parola, allora ogni luogo che calpestare la pianta dei vostri piedi sarà vostro. Se ho camminato nel cammino, e il Signore è il cammino, quell'esperienza è reale nella mia vita e la posso condividere con te. Allora tu sei la mia trascendenza. Tu sei la mia ragione di esistere. Questo è Cristo. Molte membra. Ma se qualcuno dice: ah, il fratello Alfredo? Meraviglioso. Ma quello che non ricevo sono gli altri fratelli. Quali altri? A quelli per cui io do la mia vita tutti i giorni? Se non ricevono te, lasciami dirti che non stanno ricevendo me. E questa non è una mia idea, questo non è niente di originale, questo l'ho imparato dal mio Signore e Maestro, che è lo stesso tuo, il Cristo, il Signore di gloria, perché lui disse: chi riceve voi, riceve me. È uguale, te lo dico perché è questa la linea dell'autorità delegata.
se qualcuno dice che riceve me e dice: ah sì, il fratello Alfredo è meraviglioso, ma no, Tizio e Caio e Sempronio, quelli sono uno schifo. Se non ricevono te, non stanno ricevendo me, perché siamo uno in Cristo. Semplice, vero? Questo è il messaggio, finché tutti giungiamo all'unità della fede. Quindi, un giorno, molto tempo fa, io ero molto più difficile da sopportare delle persone che stanno lì in giro e che nessuno vuole ricevere, perché sono cattive persone, cattivi studenti, cattive persone nell'aria che sia. Pure io, anch'io ero cattivo in tutto. Ma il Signore mi ha ricevuto e ha avuto pazienza con me. E lì, poco a poco, mi sono pulito e mi sono preparato per poterti servire meglio oggi. E chi è che non può fare la stessa cosa? O è che si è accorciato il braccio di Dio? Non potrà fare meraviglie con il più piccolo che ci sia in giro, il più imbranato, quello che è rimasto indietro? Alcuni anni fa quello ero io, adesso potrà essere qualcuno che mi sta ascoltando. Dio può fare cose grandi e meravigliose perché nel Signore faremo prodezze insieme a te. Allora, se qualcuno mi vuole ricevere, mi riceve con la mia famiglia. Se Faraone accetta Giuseppe in Egitto, di tutto cuore, con i suoi 70, e tu, mio amato fratello, sorella, amico, amica che mi sta ascoltando, se mi vuoi ricevere, io tengo famiglia. Ho migliaia e migliaia di familiari e amici che vengono insieme a me. Allora, se mi vuoi far passare per le tue terre, tutto Israele passerà. Non è, ah no, ma può passare il fratello Alfredo e nessun altro? No, perché io non cammino da solo e non lascerò indietro nessuno. Quindi, questo è il senso di trascendere. Questo è il senso che ha tradurre il messaggio. Questo è il senso di essere più della singola persona. Non è più Mosè l'Egizio, né Gesù di Nazareth, né il fratello Alfredo che sta tutte le mattine e tutte le sere lì parlando. No, io ci sono nei municipi, nei paesi, nelle città, nelle metropoli, nei campi, nella vita dei miei fratelli. E i miei fratelli stanno ovunque io vada, anche perché stanno qui, nel mio cuore. Bene, adesso ci fermiamo qui. Spero che la parola, come sempre, trovi spazio nel tuo cuore. Adesso benediciamo insieme il Signore. Bendito Señor, gracias por este maravilloso regalo de tenernos esta noche reunidos en tu santo nombre, recibiendo tu alimento, recibiendo tu palabra, tu vida misma a través del vaso que elegiste en este tiempo, Señor, para traer claridad, para traer luz y agua en una justa medida, Señor. Muchas gracias, Padre, por la claridad de que cada uno de nosotros tiene una relación contigo, de que son mis actos, Padre, los que nos acercan o nos alejan de ti, y que solo yo puedo alcanzar un lugar al lado tuyo. Nada me puede alejar de tu amor, Señor. Nada me puede alejar de tu mano, porque siendo huérfano, Señor, tú nos tomaste bajo tu abrigo, bajo tu cubierta, y nos fundiste en un amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, por esa conexión única y personal que tengo contigo. Me llena de gozo saber que puedo acercarme a ti en oración, que puedo compartir mis alegrías y preocupaciones y confiar en que siempre estás a mi lado, Señor. Tu presencia en mi vida es un tesoro, Señor. Es un tesoro inigualable y muchas gracias por nunca abandonarme. Bendecimos la vida de cada madre, de cada padre,
de cada líder, pastor, ministro, de cada una de esas figuras de autoridad que has puesto, Señor, porque cada una de ellas está revestida de tu poder y señorío. En ellas estás siendo tú representado y es poder tener contacto contigo aquí en la tierra. Bendito eres, Padre. Gracias por iluminar nuestros días. Gracias por refrescar nuestra vida con ríos de agua limpia, con ríos de agua pura y consumible para cada uno de nuestros días. Muchísimas gracias, Señor y Padre. Amén. Las rocas ya.